ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale. E come potete vedere ho lo stesso trucco dell'altro video, proprio perché sto realizzando, questo è il terzo video che registro oggi per portarmi un po' avanti con il lavoro. In questo video andiamo a provare insieme la maschera per le mani di Sephora. Io l'ho pagata 3,90 euro, questa fa parte diciamo della nuova collezione delle maschere Sephora, quindi insieme a quelle per il contorno occhi, per il viso, per i capelli e cos'altro, per il naso, comunque fa parte della nuova collezione, appunto è di Sephora, le potete comunque trovare sul sito di Sephora o altrimenti al negozio Sephora. In pratica sono delle maschere che vanno a, come si dice, a idratare e a imbellire le mani, perché appunto dice ultra moisturizing e beautifying, quindi questo vuol dire appunto idratare e beautifying in italiano abbellire, sì, comunque va a rendere più diciamo piacevoli al tatto le mani, al tatto le mani, vabbè, normale, comunque sì, quando tocchiamo le mani le sentiamo molto più morbide. Non l'ho mai utilizzata, quindi è la prima volta che la vado ad utilizzare, ce l'ho da tanto tempo e aspetto sempre l'occasione per farci su un video, e finalmente è giunta, giunto quel momento. Appunto all'interno c'è un paio di guanti, quindi possono essere utilizzati una sola volta. Allora, sono dei guanti che appunto vanno inserite le mani all'interno, troviamo il prodotto e li andiamo a richiudere, quindi mi alzo sulle maniche, andiamo a richiudere e devono restare in posa per 15 minuti e l'eccesso poi può essere diciamo massaggiato sulle mani e sui polsi, sugli avambracci. Allora andiamo subito ad aprire la confezione, le porto in basso proprio per evitare di rompere anche i guanti. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti ve li lascio tutti giù nell'info box. Quindi all'interno della confezione troviamo due paia di guanti, quindi esternamente sono praticamente asciutti, sono un po' grandicelli per me, c'è la R e la L appunto, quindi left and right, quindi questa qui va a sinistra, appunto left. Come vedete c'è un doppio paio di guanti proprio per evitare che il prodotto possa macchiare intorno, quindi nel frattempo possiamo fare... possiamo fare le altre cose che dobbiamo fare. Oddio, mi fa un po' senso invece. Oddio, sì, la sto mettendo al contrario. Mi fa un po' senso questa sensazione. Comunque, andiamo a togliere la linguetta. Facciamo un giro qui intorno e li andiamo a chiudere in questo modo. Facciamo lo stesso con l'altro, quindi andiamo a destra, a destra appunto. Nella porzione iniziale non sono intrisi di prodotto, anzi sono praticamente asciutti e troviamo il prodotto solo nella parte finale, dove appunto arrivano le mani e le dita. Ecco qua, missione riuscita. Ok, io aspetterò 15 minuti, quindi dopodiché avrò le mani morbide e nutrite. Sì, come potete notare ho ancora le lentine su, sono passate tipo 2-3 ore e non mi danno fastidio e niente, però devo dire che questo make up con la maglia ci sta abbastanza bene. Vediamo che ore sono. Ok, sono le 9 praticamente, quindi 9:15 le andrò a togliere, ci vediamo tra poco. Eccomi qui. Allora, prima che scadono i 15 minuti volevo dirvi perché perché ho comprato una maschera per le mani. Perché dovete sapere che io sono in fissa, ma c'è proprio tantissimo, con la crema per le mani e con il burro cacao. Infatti nella mia borsa, cioè in tutte le mie borse c'è almeno una crema per le mani e due burro cacao, perché proprio sono delle cose a cui non riesco a dire di no, cioè è proprio per me impossibile sentire le labbra screpolate o sentire le mani secche, cioè detesto. Infatti tutte le volte che lavo le mani, tutte le volte che esco e sto in giro, metto sempre la crema per le mani e sempre il burro cacao. Come burro cacao, vabbè, diciamo che mi trovo super bene con il labello, però per avere diciamo degli aromi utilizzo spesso quelli di Brochet, infatti ce l'ho a ciliegia, a macadamia, vaniglia e cocco e ciliegia, forse già l'ho detto, non mi ricordo, vabbè, comunque sto in fissa tantissimo. Allora adesso andiamo a togliere i guanti perché sono passati 15 minuti.
mio Dio, sono, ho fatto tipo, c'ho tipo le dita come le paperelle, sono penna, come si dice, piumato, no, oddio, oddio, come si dice, non mi viene in mente, come si chiamano le dita, vabbè, se qualcuno viene in mente, come si dice, le dita quando si fanno i segni, che sono troppo in acqua, vabbè, comunque, allora, come potete vedere sulle mani è rimasto un residuo di crema. Io credo che si tratti proprio, non cremo, credo si tratti proprio di crema per le mani che si trova all'interno di questi guanti e quindi fa una vera e propria, un vero e proprio impacco con la crema. Casomai devo provare a vedere con la crema per le mani, faccio la stessa cosa, prendo dei guanti così, oppure posso riutilizzare questi, no? Vabbè, comunque prendo dei guanti, ci metto la crema dentro, oppure metto la crema sulle mani e le impacchetto così, devo provare. Però diciamo che per ora sì, sono abbastanza nutrite le mani e sono lisce, cioè mancano quelle rughettine. O devo dire che comunque le mani sembrano abbastanza lisce. Oddio, come primo impatto mi piace, sul dorso mi piace la mano. E qui che solo sono rimasti questi segni che non mi viene in mente come si dice. Vabbè, comunque credo passerà, anzi già sta passando. Si riassorbirà per bene tutta la crema, tutto il prodotto. Chissà, vi farò sapere se questa sera, visto che comunque uscirò, anche se fino a poco tempo fa c'era tipo un alluvione fuori, vi farò sapere se ho dovuto utilizzare altra crema per le mani e quindi vi farò sapere se questo prodotto è valido o meno, proprio perché è la prima volta che lo utilizzo, quindi non posso darvi dei giudizi, diciamo, definitivi. Primo impatto, diciamo che è abbastanza positivo il resoconto. E comunque vi lascio giù nell'info box gli ingredienti e vi lascerò poi quello che è il mio pensiero su questa maschera. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e cos'altro? Ah, se vi siete persi i miei ultimi video, ve li lascio nella scheda finale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, un bacio!